Una mattina, Bill e Ben, le locomotive gemelle, lavoravano alla miniera spingendo e tirando carri pieni di caolino. A loro piacevano le marachelle, adoravano fare scherzi e quel giorno erano particolarmente brillanti. «Ascolta, Bill», disse Ben, «non senti qualcosa?» «In che senso?» chiese Bill. «Qualcosa di diverso», fu la risposta. «No, non sento proprio niente di diverso», replicò Bill. «Appunto», sbuffò Ben. «È sempre tutto uguale, sempre gli stessi rumori, sempre lo stesso ambiente. Uffa, ci vorrebbe una sorpresa!» «Come una sorpresa?» chiese Bill con curiosità. Prima che Ben potesse rispondere, arrivò il direttore della miniera. «Ho appena ricevuto un messaggio da Pallone Gonfiato. Dice che dovete andare subito allo scalo portuale.» «Oh, che cosa abbiamo fatto di male stavolta?» balbettò Bill, un po' in ansia. «Sarà colpa tua, come al solito», disse Ben. «Come colpa mia?» ribatté Bill. «Io non ho fatto niente!» Pallone Gonfiato aspettava il loro arrivo. «Oggi Edward accompagnerà in gita una scolaresca. Voi due dovete prendere il suo posto alla stazione, a smistare i carri e le carrozze.» «Conti su di noi, signore», risposero Bill e Ben. Gordon si rivolse loro con una certa severità. «Qui dovete comportarvi bene. Siete sulla linea principale.» «Ma pensa, Gordon», ironizzò Ben. «Vedendoti abbiamo pensato di essere alla discarica dei rottami.» Gordon si infuriò. «Guai a voi! Se stasera non trovo le carrozze del mio treno pronte sul binario!» E filò via fumando di rabbia. «È un lavoro facilissimo», si dicevano tra loro. «Noi con i carri ci sappiamo fare!» Ma non era proprio così. «Oh, vi diciamo noi dove metterci!» dissero i carri mentre Bill e Ben li sistemavano. «Non affannatevi! Vi aiutiamo noi!» «Oh, grazie mille!» esclamavano Bill e Ben. I carri ridacchiavano di gusto e misero in atto i loro imbrogli. Venne la sera. Allo scalo regnava una confusione tremenda. Tutti i carri dispettosi si erano fatti portare da Bill e Ben sui binari sbagliati. Gordon e i suoi passeggeri aspettavano impazienti le carrozze del loro treno, mentre Bill e Ben cercavano di rimettere ordine al disastro. Quando Gordon, ormai furente, riuscì a partire, aveva già accumulato un ritardo spaventoso. Il giorno dopo, Bill e Ben tornarono a lavorare alla miniera. «Che cos'è questo strano rumore?» domandò Bill. «Non ho mai sentito niente del genere.» «Io invece sì», disse preoccupato il suo macchinista. «È come una roccia che sta per precipitare.» E suonò l'allarme. «Pericolo! Sgombrate la miniera!» gridò il direttore. Gli operai in fuga saltarono sui carri. «Per fortuna che ci siamo noi!» esclamarono Bill e Ben. Stavano quasi per uscire dalla miniera quando... «Aiuto! Aspettatemi!» Il direttore era rimasto indietro. Ben aspettò che salisse di corsa su un carro. Le due locomotive lasciarono la miniera appena in tempo. Tutti erano sani e salvi, ma la miniera era un cumulo di macerie. «Che disastro!» sussurrò Bill. «Ma stavolta non è stata colpa nostra! Speriamo che Pallone Gonfiato lo capisca!» E infatti lo capì. L'indomani arrivò con la locomotiva Edward. «Bill e Ben, voi avete ancora tante cose da imparare sui carri, ma in una situazione di emergenza avete dimostrato efficienza, coraggio ed eroismo! Tre urrà per Bill e Ben! Hip hip, urrà! Urrà! Urrà!» «Oh, grazie, signore!» esclamò Bill. «Tanta riconoscenza è... è una vera sorpresa!» rise Ben.